Buongiorno, innanzitutto colgo l'occasione qui della piccola pausa per ringraziare gli organizzatori di averci contattati per presentare il nostro... il nostro sito praticamente istituzionale del Istituto Archeologico Germanico. Che forse tanti di voi conoscono, è stata la banca dati è stata nominata già nel primo intervento dei colleghi francesi. Si tratta infatti di Arachne, o come si chiama adesso, Idai Imicis Arachne, un po' complicato ma forse più preciso. La banca dati Idai Imicis Arachne nacque anni fa come strumento di lavoro dell'allora Forschungsarchiv für antiche Plastik, cioè l'archivio per lo studio della scultura antica, dell'Università di Colonia in Germania, ma da queste origini si è molto evoluta. A partire dal 2004, Arachne viene gestita da un consorzio formato dal reparto di archeologia digitale dell'Università di Colonia e dell'Istituto Archeologico Germanico, allo scopo di gestire tutti i dati digitali delle due istituzioni, che per noi è anche una necessità, no? Come per tutte le istituzioni, di avere un contenitore di quello che si produce e quello che abbiamo. E naturalmente un altro scopo è di migliorare continuamente la banca dati, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnologico, sia rispetto ai contenuti. In un reparto riservato e non accessibile al pubblico vengono custoditi i dati relativi a scavi e ricerche ancora in corso o non ancora pubblicati, oppure dati che per motivi di copyright non possono essere divulgati liberamente. Anche questo mi sembra un gran problema, del quale magari possiamo anche discutere alla fine. Invece la parte aperta al pubblico, per così dire, è liberamente accessibile in rete e mette a disposizione diversi contenuti provenienti da raccolte e progetti dell'Istituto Archeologico Germanico, ma anche da altre istituzioni con le quali collaboriamo. La banca dati Arachne non è quindi uno strumento dedicato a un unico progetto tematico, ma si tratta piuttosto di un contenitore che ospita ed unisce tante entità diverse. All'interno del sistema, gli oggetti e le informazioni inseriti possono essere collegati tra di loro in modo da chiarirne il loro contesto, come vedremo più avanti. Non è possibile presentare in 30 minuti tutti i contenuti disponibili. Ci limiteremo perciò a parlare di due progetti recenti del Germanico di Roma, perché Arachne naturalmente non riguarda solo Roma e l'Italia, ma tutto l'istituto. Cioè questi due progetti che riguardano i libri antichi e rari della biblioteca e la raccolta dei disegni dell'Ottocento custoditi nell'archivio. Entrambi ci sembrano adatti al convegno odierno perché riguardano la storia dell'archeologia e degli studi classici, della quale anche le vicende del Germanico di Roma e del precedente Istituto di Corrispondenza Archeologica fanno parte. Per iniziare vorrei però almeno brevemente accennare alla messa in rete di gran parte della nostra fototeca. È stata digitalizzata l'edizione della raccolta completa in microfiche, quella di qualcuno magari si ricorda dell'editore Sauer, curata verso la fine degli anni Ottanta dall'editore Sauer appunto, che è così facilmente consultabile, anche se la qualità delle immagini risulta naturalmente assai mediocre. La scansione di tutti i negativi del Germanico, cioè della fototeca di Roma, è ancora in corso, ma all'incirca 63.700 foto sono già disponibili. Questa raccolta gioca un ruolo centrale nella banca dati, in quanto le foto spesso sono collegate a progetti più specifici. Per esempio, il sarcofago a ghirlande, qui visualizzato, fa parte anche del Sarcophag Browser, cioè il browser dei sarcofagi, che non è altro che la nuova versione digitale del vecchio progetto del Corpus de Antiquen Sarcophag Reliefs, iniziato dall'Istituto nel 1870.
Il browser permette di visualizzare il sarcofago nei suoi dettagli e nelle sue relazioni. Nella visualizzazione qui proposta si vede che il pezzo fa parte della raccolta del Camposanto di Pisa, a Pisa, dove si trovano altri 50 sarcofagi presenti nel browser. Vorrei venire adesso a parlare del nostro book browser, cioè dei libri della biblioteca, di quella parte che abbiamo messo dall'Istituto di Roma, che è stato creato in Arachne circa 3 anni fa per il progetto La ricezione dell'antico nella rete semantica, libro, immagine e oggetto digitale, finanziato dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, è realizzato in stretta collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Heidelberg e l'Associazione di Winckelmann a Stendal. Vediamo qui la pagina web del progetto che fa parte da parte sua, cioè inserito in Propyleum, che vedete qui, Propyleum che è un po' come il progetto precedente che è stato pubblicato, qui presentato, è un portale, che non è una banca dati, ma un portale che cerca di mettere insieme informazioni che riguardano la scienza antica, così in generale. Nella prima fase biennale del nostro progetto preciso sono stati digitalizzati e messi permanente online circa 2000 libri antichi dal XVI secolo al tardo XIX secolo. Gli argomenti riguardano in senso lato gli scavi e i reperti materiali delle culture del Mediterraneo antico. La scelta del DAI all'interno di questo progetto per i primi 2 anni è stata di concentrarsi sulle pubblicazioni degli antiquari che, a partire dal Rinascimento e fino agli inizi dell'Ottocento, si sono occupati della topografia della cultura materiale. Nell'attuale seconda fase del progetto, avviata nell'estate 2012, allarghiamo l'arco cronologico delle pubblicazioni fino al 1918. La formazione della raccolta libraria, alla quale possiamo attingere per il progetto, è strettamente legata alla storia dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica e del susseguente Imperiale Istituto Archeologico Germanico. E mi permetto di dare qui un accenno anche alla nostra propria storia. 3 anni dopo la fondazione dell'Istituto, nel 1829, un primo catalogo delle biblioteche, pubblicato nel bullettino del 1832, che vediamo qua, conteneva all'incirca 450 titoli. Ad ogni titolo segue una lettera che indica il modo d'acquisto. Si vede che la raccolta della biblioteca cresceva nei primi decenni grazie a molte donazioni e relativamente pochi acquisti, fino a raggiungere il numero di circa 1500 volumi nel 1840, quindi non molti. La situazione economica migliorò in modo decisivo solo a partire dal 1859, quando la Prussia si assunse l'onere di pagare l'interno bilancio annuale dell'Istituto di circa 3.900 scudi romani. Anche la biblioteca dispose allora di un budget stabile. Nel nostro archivio è conservato il libro di inventario degli acquisti degli anni 1859 fino al 1872, che dimostra che in quel periodo, grazie alla cresciuta disponibilità economica, si cominciò a comprare in modo piuttosto sistematico, oltre al corrente, anche le importanti opere dei secoli precedenti, cioè le pubblicazioni fondamentali degli antiquari, che venivano considerati indispensabili per la ricerca archeologica e sulle quali si è concentrato finora il nostro progetto. Verso la metà dell'Ottocento, sul mercato romano, queste opere erano ancora disponibili a prezzi ragionevoli, come testimoniano le indicazioni dell'inventario. Per esempio, i 10 volumi del Vetus Latium Profanum et Sacrum, di Volpi e Corandini, fu comprato a 19 scudi. Mentre l'opera sulla colonna Traiana di Bartoli e Bellori costò 6,55. Per fare un confronto, negli stessi anni l'abbonamento annuale completo agli scritti dell'Istituto, che includeva le 12 grandi tavole dei monumenti, il volume dell'annuario e il mensile bullettino, veniva a costare 8,80 scudi, quindi di meno, un po' di più.
L'anno seguente l'Istituto partecipò all'asta di vendita della biblioteca del Marchese Gianpietro Campana, acquistando una serie di importanti pubblicazioni, tra altro tutti i volumi dell'Antichité Expliqué di Montfaucault. Oggi la biblioteca nostra di Roma possiede all'incirca 1800 volumi pubblicati tra il 1500 e il 1830, di cui più della metà è stato oggetto del presente progetto. Sono stati digitalizzati ed inseriti in Arachne 1077 volumi con 280.000 pagine circa. L'obiettivo è stato di mettere a disposizione degli studiosi in forma digitale una vasta scelta di pubblicazioni degli antiquari che hanno preceduto l'emancipazione dell'archeologia come disciplina autonoma. Si tratta quindi sostanzialmente di un progetto bibliotecario di respiro generale che non ha un preciso obiettivo di ricerca e non si concentra su una singola classe materiale. La nostra intenzione, almeno in questa prima fase, è stata piuttosto quella di gettare le basi per le future applicazioni specifiche. La statistica qui presente evidenzia che poco più della metà dei volumi digitalizzati, come era da aspettarsi durante il progetto, appartiene al 700, e poi vedete pure gli altri numeri. La ricerca per volumi digitalizzati può essere fatta nella banca dati stessa, cioè in Arachne, ma i link sono naturalmente anche presenti nel nostro catalogo Zenon Dai, che è evidenziato qua, e da lì in tutti i metacataloghi che lo includono, come per esempio a Roma stesso URBS o altri, o anche Propyleum. Siccome Ida Images Arachne fa parte del consorzio Carrare, tutti i contenuti saranno tra breve anche ricercabili tramite il sito internazionale Europeana, e quindi si intrecciano a livello internazionale. Ma l'inserimento dei volumi in Arachne non mira solamente a permettere la loro consultazione online, che viene facilitata dalla possibilità della navigazione nell'indice. La pagina o l'immagine può essere contestualizzata mettendola in relazione con altri contenuti simili a questo che abbiamo già visto stamattina, come per esempio con l'oggetto e il monumento rappresentato e descritto. Nell'esempio dell'opera di Pier Leone Ghezzi sul Colombario dei Liberti di Livia, la pianta del sepolcro che vediamo qui è collegata alla scheda del monumento. Tramite il browser di contesto che vedremo altre volte, cioè il browser di contesto permette la visualizzazione della rete di relazioni che partono dal record preso in considerazione, nel nostro caso la tavola di Ghezzi, che sta al centro della grafica del cerchio. Da qui è possibile navigare verso il monumento che è connesso a diverse voci, tra l'altro agli oggetti trovati all'interno del sepolcro, come per esempio un sarcofago oggi a Wilton House, e così cioè, uno può navigare da un contenuto all'altro. Un bel esempio per la potenzialità delle strutture relazionali di Arachne offre la ricerca mirata sulla famosa collezione di gemme del barone Philipp von Stosch, eseguita dalla Winckelmann Gesellschaft di Stendhal sotto la guida di Max Kunze nell'ambito del nostro progetto della ricezione dell'antico nella rete semantica. Cioè questo era praticamente un tentativo di dimostrare che questa base che abbiamo gettata serve in effetti per progetti più specifici mirati. Come è noto, il barone von Stosch, che nel 1724 pubblicò un'opera con eccellenti incisioni su 70 gemme con firme d'artisti, riunì durante i suoi anni a Roma e Firenze la più grande collezione di gemme dei suoi tempi. Qui veniamo qua un po'. Quando morì nel 1757 a Firenze, lasciò a Johann Joachim Winckelmann il compito di pubblicare le 3.444 pietre incise. Winckelmann rispettò questo ultimo desiderio del barone e pubblicò tre anni dopo la sua Description de Pierre Gravée de Stosch, un'opera fondamentale.
però praticamente priva di illustrazioni e perciò ancora oggi di difficile lettura. In realtà ci sono immagini delle gemme, della raccolta, e la raccolta non è neanche andata dispersa perché, come tanti sapranno, fu acquistata interamente nel 1764 da Federico II, re di Prussia, e si trova ancora oggi nelle Staatliche Museen zu Berlin. Dopo l'arrivo a Berlino, le gemme furono pubblicate in forma di impronte, le quali, organizzate in datilioteche, furono inviate alle università e ai ginnasi della Prussia. Nel 1896 Furtwängler inserì la collezione nel suo catalogo Beschreibung der geschnittenen Steine im Antiquario, cioè il catalogo delle gemme di Berlino dell'epoca, dove tanti esemplari sono presenti anche in fotografie. Il gruppo di Stendhal, attorno a Max Kunz, ha inserito le gemme della collezione Stoschina Rachne, partendo dall'edizione dell'opera Winckelmanniana, cioè della Description, messa online con il testo in full text che vediamo qui. Quindi vediamo in mezzo il libro stesso, a destra la visualizzazione dell'OCR in forma TXT e sotto i link che risultano da questa pagina. Quindi questa citazione winckelmanniana è collegata alla scheda dell'oggetto, cioè della gemma stessa, e a quest'ultima sono collegate eventuali altre riproduzioni, sempre visualizzabili tramite questo browser del contesto. Come nel caso della gemma con il tritone, l'impronta della datiglioteca sopra menzionata, cioè una di queste datiglioteche che creavano a Berlino, della quale il Museo di Stendhal possiede un esemplare. Alcune delle gemme appartenevano prima dell'acquisto da parte di Stosch naturalmente ad altre collezioni e le loro impronte viaggiavano per l'Europa. Per questa ragione alcune di loro si trovano già pubblicate nelle opere sulle pietre incise uscite dal 500 all'800. Un obiettivo della ricerca era perciò di verificare la presenza delle gemme Stosch in queste pubblicazioni precedenti per ridisegnare la loro storia collezionistica e poter seguire l'evoluzione dell'approccio interpretativo degli antiquari. Per questa ragione furono digitalizzate 64 opere sulle gemme antiche presenti nelle biblioteche dell'Università di Heidelberg, di Göttingen, e al Germanico di Roma. Purtroppo, cioè abbiamo fatto questa digitalizzazione delle opere, ma purtroppo questa parte della ricerca che riguarda l'identificazione è stata cominciata appena prima che il progetto terminasse e stiamo ancora cercando una possibilità per portarlo avanti. Questo credo che è sempre il problema di chi lavora a progetti, ma altrimenti senza questi soldi non è possibile andare avanti. Comunque alcune evidenze sono state inserite nella banca dati, come per esempio la rappresentazione di una gemma con due maschere collegate ad un corpo di delfino in una tavola delle Antwerpiani Dactylotheke del 1604, che vediamo visualizzato qui, di Abraham von Gorle. Con questo concludo la mia parte e passo la parola alla mia collega Marina Unger. Buongiorno a tutti. Alla fine del nostro intervento vorrei presentare il nostro nuovo progetto con il titolo in tedesco Die antike in Zeichnung, Plan und Bauaufnahme, primäre Dokumentationsmaterialien des 19. und 20. Jahrhunderts im Deutschen Archäologischen Institut Rom. Cioè, l'antichità in disegno, piante di rilievo, materiale di documentazione figurativa dell'Ottocento e del Novecento nell'Istituto Archeologico Germanico di Roma. Il progetto, anch'esso finanziato dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft, si svolgerà nell'arco dei prossimi due anni e si occuperà dei disegni raccolti nell'archivio dell'Istituto Germanico di Roma. Una piccola premessa, abbiamo appena iniziato pochi mesi fa e perciò quello che presento qui non sono risultati, ma è più un work in progress.
Il materiale si divide in due parti. La maggior parte dei disegni fa parte dell'archivio storico, che contiene circa 8.500 disegni originali, prevalentemente dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. La seconda parte dell'archivio è l'archivio degli architetti, che comprende circa 3.500 piante e rilievi che provengono dagli scavi e ricerche del periodo risalente alla riapertura dell'istituto del 1953. Una gran parte di questo materiale sarà digitalizzata, ma i numeri precisi sono ancora da stabilire. I disegni poi verranno inserati in Zenon, il catalogo che abbiamo già visto, e in Arachne, la banca dati dell'Istituto di Archeologia di Università di Colonia e del DAI che abbiamo anche appena visto. La digitalizzazione, come abbiamo detto, sta per cominciare e per questo possiamo presentare solo pochi esempi che sono tra l'altro anche un po' casuali, ma speriamo di dare un po' l'idea del materiale su cui stiamo lavorando, ma anche della sua eterogeneità. Qui alcuni esempi per... Sì. Tra i disegni si trovano le rappresentazioni di monumenti e oggetti antichi di tutte le categorie: architettura, topografia, scultura, rilievo, ceramica, oggetti dell'arte applicata, bronzi, pitture parietali, mosaici, epigrafi, eccetera, eccetera. Si tratta anche di disegni in tecniche diverse, da schizze a matita, o disegni in inchiostro, fino agli acquarelli che ricalcano fedelmente le pitture parietali delle tombe etrusche e delle case pompeiane. Inoltre abbiamo questi disegni architettonici del Novecento, di cui anche qui due esempi. Queste illustrazioni sono raccolte in volumi che sono divisi secondo le tipologie degli oggetti, quindi la ceramica, la scultura e così via. La parte del materiale con cui abbiamo cominciato sono i disegni della ceramica, soprattutto ceramica attica, figure nere e rosse. Questi più di 1.000 riproduzioni grafiche formano il corpus consistente più grande di tutta questa raccolta. Il disegno qui mostra la rappresentazione figurale su un lato di un'anfora a figure nere che si trova oggi nel Louvre. Sappiamo anche che il vaso proviene dalla necropoli etrusca di Vulci e, come potete notare, sul disegno stesso è stato pubblicato da Eduard Gerhard nel suo compendio Auserlesene griechische Vasenbilder, hauptsächlich etruskischen Fundorts, cioè prescelte pitture vascolari greche ritrovate principalmente in Etruria. Qui la tavola 107 del secondo volume di questo compendio che mostra il nostro vaso. La raccolta degli disegni si formò sin dall'inizio dell'attività dell'Istituto nel 1829 ed era Eduard Gerhard, il segretario fondatore dell'Istituto, il primo di fare seguire questi disegni che gli servivano per lo studio, ma anche come modelli o schizzi preparativi per le pubblicazioni. Questi suoi disegni costituiscono il nucleus originale del nostro archivio. Il cosiddetto Gerhardsche Apparat, oggi diviso tra l'archivio del DAI a Roma e l'archivio dei Staatliche Museen di Berlino. I suoi successori continuavano a raccogliere disegni, molti dei quali mostrano oggetti al suo tempo recentemente scavati ed ancora non pubblicati, che gli archeologi, con il permesso dei collezionisti e mercati di antichità, potevano studiare e disegnare nelle loro collezioni, negozi e magazzini. Spesso questi oggetti venivano pubblicati nei monumenti inediti, ad esempio, o a volte presentati nelle adunanze, le lezioni pubbliche dell'Istituto. Per tornare al discorso più generale, l'archivio delle Handzeichnungen era quindi di grande importanza soprattutto durante gli anni dell'Istituto di Corrispondenza e nel primo periodo del Germanico, quindi prima che la nuova tecnologia della fotografia pian piano prendesse il sopravvento.
La raccolta rispecchia anche i cambiamenti degli indirizzi della ricerca che spesso andavano di pari passo con il cambio delle persone nell'Istituto Romano. Quindi l'archivio dei disegni ci apre diverse possibilità di ricerca, soprattutto della storia dell'Istituto Archeologico Germanico, ma anche sul collezionismo del mercato di antichità talmente attivi in questo periodo. Come dice Alessandra Costantini, si tratta di un vero e proprio museum cartaceum, ancora, a parte della ceramica, sostanzialmente inedito, le cui immagini si sono rivelate preziose per ricostruzioni di contesti archeologici e di materiali di scavo in molti casi dispersi. Con un ultimo esempio vorrei presentare ancora una volta il nostro strumento di lavoro, e quindi la banca dati Arachne e i suoi vantaggi per il cambio che per il campo di ricerca discusso qui. Partiamo di nuovo da un disegno che rappresenta alcuni fregi raffigurati su un'anfora antica, attica, a figure nere che si trova oggi nell'antico Ensammlung di Berlino. Le informazioni sul luogo di conservazione e del numero di Bisley sono state aggiunte da Adolf Greifenhagen, che ha studiato i nostri disegni della ceramica e li ha pubblicati in una serie di saggi negli anni 70. Nel corso del suo studio, Greifenhagen ha sciolto il vecchio sistema archivistico ottocentesco, per esempio gli apparecchi dei studiosi come il Gerhardsche Apparat o l'Apparat Brunn, ed ha riordinato il materiale secondo i numeri di Bisley. Lo scopo principale di questo riordinamento, voluto anche dall'Istituto Germanico, era di rendere i disegni di ceramica sistematicamente accessibili per la ricerca archeologica. Direttamente sulla carta virina, invece, si trova l'indicazione 1877, la quale potrebbe essere un numero di inventaria o l'anno in cui fu eseguito oppure archiviato il disegno, questo non lo sappiamo per sicuro. Una notevole parte di disegni è eseguita in questo modo, cioè sulla carta velina, che poi è fissata su un cartone, che ci dà anche un'idea sulla tecnica. La carta velina veniva applicata direttamente sull'oggetto, ricalcandone così la rappresentazione. Qui nell'angolo si vede anche dove sono gli anzi del vaso. Un'ultima informazione che ci trasmette Greifenhagen la scrittura spiegelbildlich, che ci avvisa che l'immagine sia specchiata. In un primo passo queste ed altre informazioni riguardanti il disegno vengono inserite in Xenon, qui la scheda per il momento non è ancora completa, e saranno quindi ricercabili nel catalogo dell'Istituto. Ogni foglio con una propria collocazione, e tramite un link il record di Xenon viene collegato con il record dello stesso disegno in Arachne, che ancora non esiste. E in Arachne poi sarà consultabile anche le immagini digitalizzate del disegno. E questo record ovviamente sarà collegato anche con il record dell'oggetto, in questo caso con il vaso, che vediamo qui. E dove troviamo le informazioni generali riguardanti il luogo di conservazione, la provenienza, la datazione e così via. Questa scheda è identica per tutti i tipi di oggetti archeologici, le informazioni specifiche per la ceramica si trovano sotto il tab Ceramic, ad esempio il pittore o il vasaio. Le informazioni più importanti per la contestualizzazione si trovano di nuovo nel cosiddetto Context Browser, che ci permette di visualizzare i collegamenti tra diverse entità del database e di muoversi in un modo anche molto intuitivo. Ritroviamo il nostro vaso al centro di questi cerchi concentrici e abbiamo in questo caso 5 collegamenti diretti che vorrei in breve presentare. I primi due sono le scene principali dipinti sul vaso, uno con gruppi di combattenti, vediamo anche le immagini qua a sinistra, con gruppi di combattenti e l'altra con la nascita di Atene.
Qui abbiamo la possibilità di descrivere le scene secondo le caratteristiche formali e iconografiche, in un campo libero qua sotto, ma anche tramite alcuni elenchi predefiniti per una descrizione più adattata a questo sistema di database che rende l'oggetto e anche la scena meglio ricercabile. Qui le due scene su un negativo a vetro dell'Istituto di Roma, anch'esso digitalizzato in Arachne. Il prossimo collegamento ci porta nell'Altes Museum di Berlino. Come abbiamo visto, l'attuale luogo di conservazione del vaso, il record ci fornisce qualche informazione sulla collezione e la storia del museo. Volendo, si potrebbe anche seguire questo link per l'architetto Carl Friedrich Schinkel. Seguendo il quarto collegamento, troviamo invece il record del presunto luogo di rinvenimento del nostro vaso, la città etrusca di Cerveteri, da cui abbiamo anche la possibilità di seguire uno di questi collegamenti esterni ad un progetto associato a Pelagios per vedere la collocazione topografica. E last but not least, il quinto e per ora l'ultimo collegamento ci porta ad una pubblicazione, la tavola 55, che rappresenta proprio questo vaso. La tavola si trova nel volume 9 dei monumenti inediti pubblicati dall'Istituto di Corrispondenza Archeologica, il quale è stato digitalizzato di recente, facendo parte del progetto dei libri. Per chiudere il discorso vorrei sottolineare che questo è il modo in cui sarà rappresentato e collegato il vaso con il nostro disegno e con tutti gli altri contenuti aderenti alla banca dati. Il sistema di collegamenti in Arachne ci permette di collegare tutte le entità presenti nella database. Questi possono essere rappresentazioni, come nel nostro caso, ma come abbiamo visto anche collezioni, come il Museo di Berlino, o dati topografici, come il luogo di ritrovamento e così via. E questo è lo strumento che ci permette di ricontestualizzare i disegni e gli oggetti rappresentati, seguendo, dove possibile, le loro vicende dalla scoperta fino ai nostri giorni. Speriamo che il nostro nuovo progetto sarà utile a chi si occupa del collezionismo e della storia dell'archeologia, ma anche a coloro che lavorano sul campo e cercano di ricostruire contesti oggi dispersi. Grazie. Grazie di questo ventaglio di informazioni che avete presentato. Non ho capito una cosa, però. Che cosa di questo sarà consultabile da lontano? Cioè, voi fate tutte queste archiviazioni digitali, e tutto questo sarà consultabile anche da una stazione remota, cioè tutti i disegni, tutti i libri, tutto questo ed è già accessibile o questa è una cosa a venire? No, il sito in sé è naturalmente accessibile, cioè no, tutto quello che abbiamo dimostrato è liberalmente consultabile. Cioè, per quanto riguarda i libri, sono questi, cioè quelli che sono online sono questi 1077 della nostra biblioteca, credo ormai un po' di più, cioè continua. E, lì c'è assolutamente libero accesso perché non c'è nessun problema del copyright, no? Fermandoci anche nel 1918, credo che non incontriamo nessun problema del copyright. È possibile anche di scaricare tutto il libro intero in PDF, che naturalmente non, cioè in PDF le singole pagine non, poi non hanno un'eccezionale risoluzione, però potremmo anche andare, forse se riusciamo ad andare in rete posso farlo vedere. È anche possibile molto facilmente, trovando una pagina, cliccando col mouse destra, copiare la grafica. Poi ci sono due o tre, credo, gradi di ringrandimento, quindi anche sul ringrandimento più grande posso cliccare con la destra e mi salvo questa pagina, l'incisione o quello che sia,
sul mio computer. Noi facciamo le scansioni, per quanto riguarda i libri abbiamo fatto le scansioni con 300 dpi, cioè rispetto all'originale. Il problema è che questi 300 dpi non sono sempre scaricabili dalla rete, non per cattiveria o perché vogliamo limitare, ma perché per problemi tecnici semplicemente. Quindi quando il libro è relativamente piccolo, cioè un ottavo o qualcosa del genere, di solito becco anche 300 dpi. Se si tratta, mi ricordo una richiesta che era mirata sulla pubblicazione sulla Villa Negroni, lì dove ha collaborato anche Mengs, no? Che è una cosa così, cioè lì ho fatto io stesso la prova direttamente dalla rete, posso scaricarmi una risoluzione circa 150-160 dpi, ma questo proprio solo per la performance della banca dati. Cioè, però in questo caso si può anche scrivere a me o ai colleghi di Colonia e mandiamo il file, cioè quando si tratta di un singolo immagine lo mandiamo così, altrimenti prendiamo una, credo, una cosa di 2 euro a immagine. Se uno mi dice sì, io voglio il TIFF 300 dpi, cioè lì non c'è nessun problema. Per quanto riguarda le fotografie il discorso è un pochettino diverso. Perché lì, se qualcuno accede non dal nostro istituto, cioè col nostro IP, per intenderci, ma da fuori, avrà un watermark, qualcosa del genere, sulla risoluzione. Questo, sì, soprattutto per problemi di copyright, perché quelle foto sono relativamente recenti, e poi sapete che maggior parte delle immagini rappresentano monumenti italiani. In Italia, per quanto mi risulta, però non sono un esperto di questo, è ancora in vigore la legge Ronchey che divieta praticamente di diffondere questo. Quindi lì dobbiamo avere una certa limitazione, no? Per quanto riguarda l'archivio sarà, cioè questo come ha detto Marina Unga, è appena cominciato, ma questo sarà assolutamente libero, cioè a consultazione anche a scaricare. Sì, cioè. E ho visto che Engr si serviva dello stesso disegnatore di Gerhardt e quando i disegni non gli venivano proprio bene, prima di passarli a voi, li dava a Engr. Ah. E quindi c'è questa duplicazione, c'è un archivio, mi pare a Lille, dei disegni di Engr che ha le stesse copie di quelle che sono da voi. Quindi sarebbe interessante poter fare poi questo link. Sì, no, finora francamente devo ammetto che ignoravo questo fatto. Però... Sì, molto volentieri. Però sì, cioè, faremo volentieri, no? Per esempio, Marina ha anche fatto i link esterni per il Beasley, archivio di Beasley, cioè se, no, adesso che stiamo soggettando questi vasi, secondo il sistema Beasley è ovvio che si crea anche il link, e potremmo comportarci nella stessa maniera. Ma loro hanno già un sito dove... No. Sì. Sì, sì, sì. No, finora sì. Lui era direttore dell'Accademia di Francia, sì. andava a cercare i vostri disegnatori, sì. E si faceva dare le copie. No, questo in effetti sarebbe un prossimo passo, poi sì, collegare questa nostra raccolta con altre raccolte. Volevo intanto complimentarmi per questa nuova iniziativa, perché sarà sicuramente utilissimo per tutti gli studiosi poter consultare i disegni dell'archivio e non solo appunto quelli pompeiani che sono già sulla fortuna visiva di Pompei, grazie a Thomas Frohlich che ce li ha concessi anni fa. E per quanto riguarda invece i disegni di vasi, sono molto interessata perché appunto le pubblicazioni di Greifenhagen
solo raramente parlano di provenienze da collezioni. Io sono interessata a collezioni smotivasi, ma non ho mai studiato in particolare i vostri disegni perché sono più tardi del periodo di cui mi occupo. Volevo sapere se ci sono frequenti informazioni sulle collezioni dove erano conservati i vasi e se le registrate in qualche modo nel database. Ci sono delle informazioni, però cioè, non so per tutto il materiale, sono le collezioni dell'Ottocento. Cioè, sì. Ad esempio c'è la collezione di principi di Bonaparte, esatto. Sì. Questi sì, e c'è anche Principe di Canino, esatto. C'è anche un articolo di l'ho citato pure, Alessandra Costantini che si occupa di queste cose. Poi ci sono alcune indicazioni, ma non sempre, cioè non sappiamo sempre di che cosa si tratta. Quando le trovate, le insegniamo, certo. Sì. Ok, grazie. Sì, volevo chiederle, per il ruolo della glittica, è stata prevista una, diciamo, un link alla fortuna nella cultura tedesca, perché se si va a leggere il corso di estetica di Hegel, che siamo insomma negli anni 20 dell'Ottocento, e il grado di autopsia delle immagini delle opere d'arte citate è molto forte, mi chiedo se attraverso il database si riescono a recuperare dei dati sulla percezione delle gemme del barone von Stosch, ecco. No, previsto non è, perché cioè, queste sono possibilità, credo che si, cioè, strade che si aprono, ma naturalmente soprattutto cioè, inserire così tecnicamente nella banca dati un'informazione del genere non sarebbe un grande problema, no? Servirebbe semplicemente una versione ricercabile full text di Hegel. Però il grande problema è di fare queste identificazioni. E, credo che il futuro sta se lei o una istituzione per la quale lavora vorrebbe fare un progetto del genere, sicuramente ci potremmo trovare d'accordo anche di ospitarlo su Arachne, no? Ma cioè, lì siamo aperti in tutte le direzioni, però finora una cosa del genere non è stato pensato, no? Sì, ma questo è anche il classico caso. Qui si mette a disposizione dei materiali. Quello che lei chiede è un progetto di ricerca particolare, perché con lo stesso diritto si potrebbe chiedere perché non si collegano con la letteratura inglese o francese o quella cosa che sia. Non è che queste banche dati devono coprire tutto, devono eliminare praticamente qualsiasi ricerca e farla per una volta e mai più. Sappiamo tutti che il libro definitivo non ci sarà mai e allora questo rimarrà sempre un progetto particolare che diventerà, che si pubblicherà o online o come libro o come schedario, come si vuole pensarci. Però questo è credo la differenziazione che il medium chiede proprio quando si applica questo, perché se no si ha un approfondimento in un campo ma non in un altro e alla fine non si sa più che cosa si trova sul web e quello che si trova in altri posti. Credo che per questo bisogna maturare proprio in questo momento dove tutti chiedono tutti i link una sensibilità per non perderci e non perdere neanche informazione importante, perché alla fine sarà sepolta nel web, sarà un satellite che gira nell'universo e nessuno lo trova più.